Visto la corrente di deriva l'altra volta, un altro tipo di corrente che si può avere in un dispositivo a semiconduttore è la corrente di diffusione. È importante vederlo perché, se vi ricordate, la corrente di deriva è proporzionale al campo elettrico e quindi è zero se il campo elettrico è zero. Mentre invece la corrente di diffusione si può avere anche in assenza di campo elettrico. A che cosa è dovuta la corrente di diffusione? Beh, qui si ha anche se il campo elettrico è uguale a zero. A che cosa è dovuta? Immaginiamo di avere un grafico della concentrazione di elettroni lungo x in questo modo. Questa è la concentrazione di elettroni. Immaginate che sia fatto così. Quindi n non è uniforme, concentrazione di elettroni non uniforme. Questo è un requisito perché si abbia la corrente di diffusione. Allora, come facciamo a vedere, a visualizzarla la corrente di diffusione? Beh, immaginate una cosa del genere, no? Prendiamo questa sezione e a sinistra abbiamo più elettroni, a destra ne abbiamo di meno. Allora, chiaramente gli elettroni si muovono in modo casuale, dovuto all'agitazione termica, come le particelle di un gas. E quindi si muovono in tutte le direzioni senza preferenza particolare. Siamo in assenza di campo elettrico, quindi non c'è niente che li spinga. Va bene. Però quello che ci possiamo aspettare è che gli elettroni che sono di qua si muovono parte da questa parte, parte dall'altra, più o meno con la stessa probabilità. Anche quelli di qua si muovono parte da una parte, parte con l'altra, con la stessa probabilità. Siccome però quelli a sinistra sono di più di quelli a destra, ci possiamo aspettare che mediamente lo spostamento degli elettroni sia da sinistra verso destra. Cioè, quando vado a vedere la cosa netta, sia dalle zone, dalla zona dove ce ne sono di più alla zona dove ce ne sono di meno. D'accordo? Quindi ho uno spostamento di elettroni in questa direzione, netto, e quindi vuol dire che ho una corrente in questa direzione. Ok, questo è in parole semplicissime la corrente di diffusione. È semplicemente il fatto che c'è uno spostamento netto delle cariche mobili dalla zona dove ce ne sono di più alla zona dove ce ne sono di meno, semplicemente per agitazione termica. E quindi contemporaneamente c'è una corrente che va in direzione opposta. È lo stesso effetto che avete se mettete del colorante in un colore in una bacinella d'acqua. A un certo punto, cioè, buttate una goccia ad alta concentrazione del pigmento, quando arriva in acqua diffonde il pigmento, no? Quindi va dalla zona dove ce ne sono di più alla zona dove ce ne sono di meno. Non ci va intenzionalmente, è semplicemente un movimento casuale delle molecole in acqua, in quel caso qui e qui degli elettroni nel gas. Ok? Allora, cercando di formalizzarlo un minimo, se io mi trovo ad avere un semiconduttore, una barretta di questo tipo, in cui c'è una concentrazione non omogenea di portatori, osservo in assenza di campo elettrico una corrente che va nella direzione che dipende dalla derivata. In particolare si vede in questo caso se la derivata è negativa, abbiamo anche la corrente in direzione negativa. Prima approssimazione, un'approssimazione abbastanza buona, posso dire che questa corrente è proporzionale alla derivata della concentrazione. Questa è una caratteristica la conduzione per diffusione. Questa proporzionalità del flusso
alla derivata della concentrazione. A che cosa sarà proporzionale anche? Ovviamente sarà proporzionale a quant'è la carica che si porta dietro a ciascuna particella, quindi alla carica dell'elettrone, e ovviamente sarà proporzionale alla sezione del conduttore, per esempio chiamo A. E poi c'è un'altra, e poi c'era l'altra costante proporzionalità che chiude il tutto, è una proprietà del materiale che mi dice come risponde il materiale, cioè come in funzione della come facilmente si spostano gli elettroni nel materiale, quindi come quanto facilmente, se ho un gradiente, una derivata nella concentrazione di carica, ottengo poi una corrente. Questa costante è quella che si chiama, si definisce in questo modo, è la costante che permette di passare dal proporzionale all'uguale, ed è una costante che si chiama costante di diffusione o diffusività. In questo caso è la diffusività degli elettroni nel materiale. Questo dN è la costante di diffusione. Costante di diffusione, per essere preciso, degli elettroni. Per le lacune posso scrivere una cosa del tutto equivalente, d'accordo? Per le lacune posso scrivere I uguale a Q per dp per dp su dx per A. Va bene? Qui l'unica differenza che devo considerare è che qui per le lacune ci va un meno. Perché? Perché lo spostamento delle lacune va, come per gli elettroni, siccome non è una cosa dovuta al campo, va dalla zona dove ce ne sono di più alla zona dove ce ne sono di meno. Però stavolta la corrente, poiché le lacune hanno carica positiva, è nella stessa direzione del flusso delle lacune. Quindi, rispetto a prima, parità di segno della derivata, il segno della corrente deve essere diverso. Questa qui sarà la costante di diffusione, quindi questa è da tenere d'occhio. Se vi ricordate, per la componente di deriva il segno era lo stesso. E poi questa qui, attenti al segno, scrivo, e questa qui è la costante di diffusione delle lacune. Ok, allora, quindi ricapitolando, la corrente di deriva era proporzionale al campo elettrico e c'era anche quando la concentrazione era uniforme. La corrente di diffusione è presente in assenza di campo elettrico e c'è soltanto se c'è una derivata della concentrazione non nulla, quindi se la concentrazione è assolutamente costante. Va bene? In una situazione come dire, tipica, ci sono tutte e due le componenti, cioè sia una componente di deriva sia una componente di diffusione, e spesso si può descrivere la corrente in un semiconduttore come somma di due correnti, una corrente di deriva e una corrente di diffusione. Questo è il modello che si chiama di deriva-diffusione ed è quello più usato per trattare la conduzione elettrica nei semiconduttori. Quindi a questo punto dobbiamo solo mettere insieme quello che abbiamo visto finora. È un modello che è nato poco dopo l'invenzione del transistor a semiconduttore, deriva si chiama drift, diffusione è diffusion, quindi si chiama anche modello drift diffusion in
inglese o DD per semplificare, quindi per gli elettroni a questa espressione. La corrente di elettroni dividiamo per l'area, così che facciamo la densità di corrente, no? Densità di corrente per unità di superficie. Tanto la corrente capitava, cioè scusate, l'area era presente sia nella parte di drift sia nella parte di fusione. C'è una componente di deriva che è Q mu n n per E più la componente di fusione che abbiamo visto prima, mu, scusate, Q di n dn su dx per niente, per l'area, ma ho diviso per l'area quindi non c'è. E poi, quindi la prima parte è la componente di deriva, la seconda la componente di fusione. Per le lacune ho una situazione analoga, scrivo la densità di corrente Gp come Ip diviso A e è Q mu P per P per E, stesso segno, la corrente di deriva è concorde con il campo elettrico e poi segno opposto per quanto riguarda la componente di diffusione. Quindi, ricapitolando, questa qua è la componente di deriva sia per gli elettroni sia per le lacune e questa qua è la componente di diffusione sia per gli elettroni sia per le lacune. Poi chiaramente la corrente totale sarà la somma della corrente di elettroni più la corrente di lacune. Quindi io poi dovrò tenere presente che avrò che la IJ, chiamiamola J a questo punto visto che ho fatto, che la J totale sarà la somma della componente della corrente dovuta alle lacune più la corrente dovuta agli elettroni. Ok? Dunque, questi due temi di corrente sono legati da, cioè sono dipendenti da due costanti del materiale. La prima è qua la mobilità degli elettroni e questa qui è la mobilità, è la diffusività degli elettroni, la costante di diffusione. Ora, questi due temi, se ci pensate, anche intuitivamente può accettare il fatto che in qualche modo devono essere legati, no? Perché la mobilità mi dice quanto velocemente si muovono gli elettroni in presenza di campo elettrico, mi lega la velocità di deriva al campo elettrico, più è alta la mobilità più rispondono gli elettroni al campo elettrico, la costante di diffusione mi dice quanto rispondono gli elettroni, quanto facilmente si muovono gli elettroni in presenza di una derivata di concentrazione. E quindi in qualche modo mi posso aspettare che quando è più alta la mobilità è più alta anche la costante di diffusione, che tutte e due le cose vogliono dire che gli elettroni si muovono particolarmente facilmente in quel materiale. In effetti c'è più che una relazione di correlazione tra le due cose, ma c'è una relazione di proporzionalità esatta e questa è stata scoperta da Einstein all'inizio del secolo, perché per un po' di tempo si è occupato di lui ha cominciato occupandosi di semiconduttori e in realtà lui trovò all'inizio del secolo che c'è una costante di proporzionalità che passa attraverso la temperatura, dove la costante di diffusione è uguale a Kt diviso Q per mu n, dove T è la temperatura assoluta, Q è la carica dell'elettrone e K è la costante di Boltzmann. Costante di Boltzmann che insomma, si usa... Questo K è la costante di Boltzmann. Che è una costante che frequentemente si incontra in termodinamica. Ovviamente vale anche per le lacune. E si chiama relazione di Einstein.
All'inizio della carriera Einstein si è occupato soprattutto di semiconduttori. Non mi ricordo esattamente, non sono sicuro della data in realtà, ma insomma, la scoperta tra l'altro per cui ha preso il Nobel Einstein è l'effetto fotoelettrico, che è un effetto che si ha nei semiconduttori, cioè il semiconduttore illuminato da luce aumenta la conducibilità, no? Quindi se io misuro la resistenza di un semiconduttore, vedo che quando il semiconduttore è illuminato dalla luce, la resistenza cala. Questa fu la scoperta di Einstein all'inizio secolo, mi sembra 1905, ma non sono sicuro, ed è quello per cui poi hanno dato il Nobel per la fisica. Quello più famoso per la teoria della relatività, ma quello è venuto molto più tardi. In realtà lui all'inizio si è occupato soprattutto di semiconduttori. E in realtà con quello che abbiamo visto finora, questo effetto fotoelettrico è una cosa tutto sommato abbastanza intuitiva, diciamo, perché l'effetto fotoelettrico in che cosa consiste? Semplicemente la luce che illumina il semiconduttore è costituita da fotoni che hanno una certa energia, e questi fotoni colpiscono gli atomi e liberano degli elettroni, generano le coppie elettrone-lacuna, che quindi partecipa a una conduzione. Per questo motivo la resistenza cala. Quindi i fotoni che colpiscono il semiconduttore aumentano la concentrazione di elettroni, aumentano la concentrazione di lacune, e per quello che abbiamo visto della corrente di deriva, a parità di tensione applicata, la corrente è più alta. Cioè, l'effetto è tutto qua. Chiaramente adesso sappiamo tante più cose, per cui è una cosa tutto sommato, come dire, banale, ma è. Pensate, come vi dicevo prima, che a fine 800 è stato scoperto l'elettrone, quindi erano concetti comunque ancora molto, molto nuovi all'epoca. Va bene. Dunque, io direi che a questo punto mi fermo.